Il presidente della Camera, Laura Boldrini, oggi a Catania per incontrare a Villa San Saverio gli allievi della scuola superiore sul tema Europa 2.0 più integrazione politica, la strada da percorrere. Alla presenza delle più alte autorità cittadine, il saluto alla presidente è stato pronunciato dal magnifico rettore Giacomo Pignataro e dal presidente della scuola Francesco Priolo. La terza carica dello Stato si è soffermata sul destino dell'Europa e sulla fruibilità dei diritti dei cittadini. Ha sostenuto che i giovani dovranno puntare alla realizzazione degli Stati Uniti d'Europa. Ha proseguito poi ricordando i sacrifici delle generazioni passate, dei quali i giovani dovranno approfittare, soprattutto delle facilitazioni che oggi sono disponibili. L'Europa mette a disposizione delle sue aree disagiate risorse che prima non erano pensabili. Ha detto: bisogna credere all'Europa, anche se stenta a proseguire il suo percorso di crescita. La Sicilia può vantare di aver chiesto prima di altri che ci sia più Europa anche nel soccorso in mare. Da questa isola anni fa partì l'SOS, l'appello a più Europa. Oggi quell'appello è stato accolto, oggi c'è più Europa, oggi abbiamo una missione europea in mare per fare soccorso. Questo significa che ha vinto l'Europa, ma sicuramente in questa vittoria l'Italia e la Sicilia in particolare hanno avuto un ruolo determinante. Sicuramente le infrastrutture vanno messe al primo posto tra le emergenze, ce ne sono anche altre, ma le infrastrutture sono sicuramente penalizzanti per i cittadini siciliani. Io stessa in campagna elettorale mi sono trovata di fronte a un ponte qualche anno fa che era appena crollato e non c'era neanche la segnaletica perché era crollato da pochi minuti. Dunque mi rendo conto, solidarizzo pienamente con la popolazione siciliana e mi auguro che questa cosa venga posta quanto prima all'attenzione, perché non si può esasperare un'intera isola. Si terrà domani l'udienza di convalida del fermo di Luca Priolo, il giovane che ha confessato l'omicidio dell'ex convivente madre di sua figlia Giordana Di Stefano, 20 anni, trovata morta nella sua auto a Nicolosi. Il giovane sarà interrogato nel carcere milanese di San Vittore dal GIP Paolo Guidi. Il PM Cristian Barilli ieri aveva chiesto la convalida del fermo del giovane bloccato dai carabinieri alcune ore dopo il delitto in stazione centrale a Milano, mentre attendeva un treno diretto in Svizzera. Agli inquirenti ha detto: ho perso la testa, non volevo ucciderla. Al via questa mattina al Tribunale di Catania il processo contro gli organizzatori della protesta dei Forconi e di Forza d'Urto del gennaio 2012 che mise in ginocchio la Sicilia. In quella data gli agricoltori organizzarono un vero e proprio blocco dell'isola che per alcuni giorni dovette fermarsi e prestare attenzione alle richieste dei piccoli imprenditori, molti dei quali sul lastrico. Al processo anche Mariano Ferro, leader dei Forconi. Non è il processo dei singoli ma di un intero popolo, ha detto Ferro. Non importa se siamo l'ultima regione d'Europa, non importa, afferma poi provocatoriamente, se non abbiamo scuole, ospedali, strade e servizi, non importa se l'economia crolla, i disoccupati aumentano, non importa se le aziende chiudono, l'importante è subire senza ribellarsi. Questa è l'Italia, vabbè, così non è, la prendiamo a ridere perché è così davvero, perché purtroppo l'Italia forse gira al contrario. Evidentemente noi abbiamo fatto dei reati quando è stato nel 2012, quindi dobbiamo risponderne. Io sono sereno. Sereno perché quello che abbiamo fatto veniva fuori dalla voglia di dire al governo della regione, al governo dell'Italia, che la Sicilia già allora stava affondando. Mi smentisca qualcuno sul fatto che oggi sta affondando davvero, perché i numeri lo dicono, le statistiche lo dicono, anzi lo dice anche l'assessore regionale Baccei, che dice che c'è un buco di 400 milioni che non sanno nemmeno come coprire. Si risolveranno tutti i problemi? Non lo so, pagheranno i siciliani sicuramente. Io so per certo comunque che questa Sicilia è ricca di risorse e però è povera perché è al fallimento, perché è gestita così. Noi abbiamo chiesto allora l'applicazione dello statuto, mi ricordo che abbiamo chiesto già allora, oggi il petrolio è a 42-45 euro e il gasolio in giro, i carburanti in giro sono a 1,40-1,50 mediamente. Voglio dire, c'è una differenza che potrebbe essere scontata almeno del 20-30% per dare ossigeno alle imprese siciliane. Non è così, noi siamo invece svenduti all'asta, perché è così, siamo svenduti all'asta con uno sconto del 60-70% dappertutto. Aziende, imprese che vengono passate di mano a cooperative che comprano oggi, perché oggi giustamente c'è l'occasione per fare gli affari e quindi poi alla fine
estromettere gli imprenditori di prima e lasciare spazio al denaro sporco, alle cooperative di sciacalli che ci sono in giro, alla speculazione quella sporca. E allora dico, questo accade in Sicilia, nonostante in Sicilia sembra che sia tutto normale, regolare, che la Sicilia si muova regolarmente come va sempre, ma famiglia per famiglia ci sono i problemi. Pena rideterminata da 12 a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa per l'imprenditore Sebastiano Scuto, l'ex re dei supermercati di Sicilia, esclusi i collegamenti con Cosa Nostra di Palermo, confisca delle quote della società Ali Group a lui intestate fino alla concorrenza di 15 milioni di euro e la restituzione di quanto sequestrato e la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania nei confronti dell'imprenditore catanese. Per lui era stata chiesta la conferma della condanna. Il processo si celebrava dopo che la Cassazione il 4 giugno dello scorso anno aveva annullato con rinvio, ritenendo parzialmente non adeguata la motivazione, la condanna a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa emessa il 18 aprile del 2013. Alla fine del processo di secondo grado, nella parte che riguardava i presunti contatti tra Scuto e il boss Bernardo Provenzano e i fratelli Lo Piccolo per la gestione comune dei centri commerciali a Palermo, il 16 aprile del 2012 il Tribunale di Catania lo aveva condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione e assolto dall'accusa di aver gestito a Palermo centri commerciali in comune con i boss Bernardo Provenzano e i fratelli Lo Piccolo. Secondo gli avvocati difensori dell'imprenditore, i legali Giovanni Grasso e Guido Zicone, la sentenza pronunciata ha escluso una correlazione diretta tra il delitto contestato a Scuto e l'intero patrimonio personale e familiare. Un siriano arrestato e due denunciati, questo il bilancio di un servizio di controllo all'aeroporto Fontanarossa di Catania da parte della polizia di frontiera. Tutti e tre erano in procinto di imbarcarsi su un volo serale di Air Malta. Sono accusati di aver alterato i rispettivi documenti anagrafici. L'uomo arrestato ha eseguito il documento di K.M, queste le iniziali, nato ad Hamas, pur essendo invece K.A, già conosciuto dal Tribunale di Udine per reati legati all'amministrazione clandestina. L'uomo è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Il secondo siriano è invece sostituito sul documento di identità di un maltese la sua fotografia. Il terzo siriano, un minore, ha presentato alla polizia un passaporto francese contraffatto ed intestato ad altra persona. Ancora caos sull'autostrada A18 Messina-Catania, un tir ha preso fuoco nel tratto tra Giarre ed Acireale sulla carreggiata in direzione Catania. Illeso il conducente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, lunghe file e incolonnamenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 2.39 dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Catanese. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 7 km con epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio, Zafferana, Santa Venerina, Giarre, Mascali, Riposto, Piedimonte Etneo, Fiume Freddo di Sicilia. Si tratta della seconda scossa a distanza di pochi minuti. L'evento è stato infatti preceduto da una scossa di magnitudo 2.9 registrata alle 2.35.